Buon pomeriggio, benvenuti al nostro spazio di approfondimento. Oggi parliamo del voto negli Stati Uniti, parliamo della vittoria di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e lo facciamo con una nostra collega, un'amica di Tele4, Elisa Miazzini, che ormai da qualche anno vive proprio negli Stati Uniti, vive a San Diego. Allora, buongiorno Elisa, ben arrivata. Buonasera Laura e buonasera ai telespettatori, sono contenta di rivedervi. Grazie, grazie di essere qui in collegamento con noi. Allora, Elisa, raccontaci un po' come avete vissuto dalla California queste elezioni statunitensi, com'era il clima della vigilia e come avete appreso, insomma, della notizia della vittoria di Trump. Allora, Laura, il clima della vigilia è stato piuttosto, direi, come dire, nessuno veramente si aspettava un risultato certo fino all'ultimo momento, perché fino all'ultimo momento, infatti, i sondaggi davano dei numeri assolutamente imprevedibili, nel senso che tutti i numeri che venivano forniti, che sono stati poi visti anche sulla stampa italiana, giocavano tutti sul margine dell'errore, Vero. quindi non c'era veramente un dato certo fino alla fine. Anche ieri sera per noi, quando è iniziato lo spoglio, diciamo che le prime ore davano ancora una forte incertezza, anzi c'è stato un momento in cui la Harris all'inizio sembrava dominare la gara, anche perché rispetto alla volta passata in cui diciamo prima c'era stata la conta dei voti di persona e di seguito la conta dei voti arrivati per posta, che generalmente sono quelli espressi dagli elettori democratici, questa volta la sensazione è che sia successo il contrario. Quindi sembrava che all'inizio ci fosse un buon posizionamento per la Harris e poi a un certo punto si è definito un quadro molto più preciso che ovviamente è andato, come dicono i risultati finali, a maggioranza dei repubblicani e di Donald Trump. Ci sono da dire due cose. Innanzitutto che proprio alla luce di questa incertezza fino alla fine, allora, tutti si aspettavano appunto una corsa testa a testa e nessuno forse si aspettava un risultato così schiacciante che si riflette non Netto. soltanto appunto nella scelta del presidente che sappiamo negli Stati Uniti rispecchia un voto differente da quello che abbiamo noi in Italia, quindi c'è una sorta di gioco che il presidente che vince uno Stato, nonostante lo Stato possa avere anche una forte espressione di voti dell'altra parte, comunque, insomma, chi vince quello Stato prende tutti i cosiddetti punti di quello Stato. Quindi, diciamo, fino all'ultimo momento ci si aspettava che la gara procedesse in una sorta di testa a testa e nessuno si aspettava che invece appunto Trump guadagnasse così tanti stati, ma non soltanto, che fosse anche in testa nel voto popolare. Perché c'è da dire che negli ultimi 20 anni Trump è il primo dei repubblicani che si aggiudica il voto popolare. Voto popolare significa i singoli voti, appunto, non il cosiddetto punteggio espresso dai grandi elettori dei singoli Grandissimo, stati. E chiarissimo. per dire questo, per esempio, all'epoca in cui, insomma, 8 anni fa, quando Trump ha vinto contro Hillary Clinton, per esempio, lì lui non aveva vinto il voto popolare, l'aveva vinto lei. Chiaro. E quindi diciamo che una vittoria così schiacciante forse non se l'aspettava nessuno. C'è anche da dire questo, che in questo momento non soltanto Donald Trump è ritornato alla Casa Bianca, o tornerà alla Casa Bianca, ma è suo il Congresso, perché il Congresso, quindi Certo. Senato e Camera, sono di maggioranza repubblicana, mentre ricordiamoci che prima il Senato era comunque in mano ai democratici La Corte Suprema, che è insomma l'espressione massima non solo della giustizia, ma insomma nella,
Beh, diciamo così, nella giustizia e nello svolgimento della cosa pubblica in America è in maggioranza composta da giudici scelti Proprio da Trump. durante il mandato precedente proprio da Trump. Quindi c'è proprio un'ondata rossa, ricordiamoci che rosso qui è il colore dei repubblicani, non è il colore della sinistra. È chiaro, è un po' il contrario rispetto all'Italia, quanto succede in Italia. Hai citato giustamente, Elisa, le passate elezioni in cui vinse Trump contro Hillary Clinton, anche in quel caso contro una donna, qui c'era Kamala Harris, anche lei una donna. Quanto ha pesato il fatto di essere donna, secondo te, per questa sconfitta, insomma, elettorale? Dispiace dirlo, ma ha pesato tantissimo, È vero. perché questo è stato veramente un voto, lo stanno già chiamando un voto di genere, nel senso che alla fine gli uomini hanno votato Trump, i dati parlano di questo, una maggioranza di uomini, l'elettorato maschile ha votato Trump, lei è stata votata soprattutto dalle donne. Quello che colpisce che non è stata che Trump, scusate, non è stato votato dal suo più tradizionale, diciamo, elettorato bianco. C'è stata una svolta schiacciante, per esempio, nell'elettorato maschile tra i Latinos. Rispetto alle elezioni di 4 anni fa, gli uomini Latinos, insomma, sono aumentati del 18%, che è una percentuale, insomma, non indifferente. E Notevole, anche certo. tra l'elettorato maschile di colore, anche lì c'è stata una preponderante preferenza per Trump. E un'altra cosa, se posso aggiungere, gli stessi temi, diciamo, no? I temi che erano il cavallo di battaglia dei democratici, come il diritto all'aborto, per esempio. Ad È stata esempio, una infatti. sconfitta totale, Certo. perché oltre a scegliere Trump, che è uno che, insomma, è un presidente che chiaramente appoggia politiche più reazionarie, conservatrici in questo senso, non soltanto in molti stati che attualmente sono colpiti da restrizioni sul diritto all'aborto. In questi stati è stato fatto un referendum dove la gente ha scelto di mantenere politiche restrittive su questo. E quindi, insomma, la direzione è stata abbastanza chiara. Dicevi prima, che non ci si aspettava forse che fosse davvero così netta, perché anche qui in Italia la percezione era un po', di un testa a testa, no? Fino alla fine, così, l'abbiamo visto, insomma, così non è stato, effettivamente. Gli scenari che si aprono ora dal punto di vista di chi vive e lavora in America, negli Stati Uniti tutti i giorni. Quali sono questi scenari? Che cosa ti viene in mente come prima cosa, insomma, possibile per gli Stati Uniti con la nuova presidenza Trump? Anche tenendo in considerazione il suo passato e anche molto recente così, coinvolgimento a livello giudiziario, no? Abbiamo seguito tutti i vari processi, quindi si pensava che anche questo pesasse poi nella cultura statunitense. Non so se mi sbaglio, ma insomma queste cose hanno di solito una grande importanza. E questo è un punto su cui, come dici tu, Laura, tutti si aspettavano un po' che questi elementi pesassero al momento delle votazioni, ma così non è stato. Per parlare di primati, Trump è il primo presidente che abbraccia l'incarico con dei carichi penali pendenti su di lui, e non è solo uno, ce ne sono diversi, da appunto il caso della pornostar che lui appunto è stato accusato di aver pagato per avere il suo silenzio, diciamo, le accuse che gli vengono rivolte per la rivolta del 6 gennaio Certo. del 2021 a Capitol Hill. E via dicendo, il fatto di aver sequestrato
documenti segreti, averli portati dalla Casa Bianca alla sua residenza privata in Florida. Ci sono diversi ed è molto probabile, la sensazione è che, come dicevo prima, poi in questo momento la Corte Suprema comunque ha una maggioranza repubblicana e la sensazione è che a un certo punto verrà perdonato anche questi suoi trascorsi, insomma, per chiamarli così. E come, diciamo, come scenari futuri, se Trump di suo, quanto rappresentante repubblicano, già nel suo mandato di 8 anni fa, aveva avuto una svolta conservatrice, insomma, per questo mandato ci aspettiamo una svolta ancora più radicale Chiaro. su temi come quelli dell'immigrazione, perché lui ha già annunciato deportazioni di massa di immigrati clandestini. Del resto, ecco, questo volevo dire anche prima, il tema dell'immigrazione ha pesato tantissimo sulla scelta del voto finale, ha pesato più l'immigrazione che appunto tematiche legate all'aborto o alla tutela dei diritti, insomma, civili. Quindi sicuramente ci sarà una svolta molto più cruda sul tema dell'immigrazione, ma non soltanto sui temi dell'economia. Lui ha promesso un'America più forte dal punto di vista economico e ci si aspetta quindi un innalzamento delle tariffe, e questo ovviamente non favorirà nemmeno noi, insomma, perché ci sarà una politica di protezionismo che lui annuncia, come mai potrebbe esserci stata prima. E diciamo che la svolta che preoccupa di più, soprattutto i democratici, è anche quella legata al clima. Al clima. Donald Trump ha già annunciato che vorrà uscire di nuovo dagli accordi di Parigi. Ad esempio, tutta la tematica del Green Deal, no? L'accordo per le politiche verdi, quello era stato ed è un cavallo di battaglia, ad esempio, della politica di Biden, dove Biden ha ottenuto grandi risultati. Donald Trump, da questo punto di vista, ha già annunciato che ci sarà un aumento invece dell'estrazione di combustibili fossili, per esempio. Ad esempio. E poi c'è da dire un'altra cosa. La scelta delle persone che lo affrancheranno. Lui ieri sera, come primo annuncio, per esempio, ha già dato praticamente l'incarico a Robert Kennedy, che lo sappiamo inizialmente correva come indipendente e poi, insomma, ha appoggiato Trump. E Robert Kennedy, che secondo Trump andrebbe a carico. Sì, scusate, andrebbe insomma a capo di tutte le politiche della sanità. Della E sanità. sappiamo che Robert Kennedy è uno che nega il Covid, è famoso per le sue posizioni Novax, è famoso per non credere al climate change, come molte altre persone a cui Trump si affida Si del resto. affida, Quindi. chiarissimo, c'è anche questo aspetto non da poco. Il fatto della sanità era stato forse più presente nella campagna all'epoca per l'elezione poi di Obama, no? Per quanto riguarda appunto la sua elezione, forse è stato tenuto un po' sotto traccia, non so se volutamente in questa campagna elettorale o mi sbaglio, non lo so. No, hai ragione Laura, è vero, la sanità non è comparsa, diciamo, tra i temi principali. Ovviamente è stato citato il fatto che l'Obamacare, tanto contestato da Trump, resta in atto e ha portato obiettivamente molti benefici al paese, tant'è vero che Trump, nonostante abbia provato a smantellarlo, alla fine l'ha tenuto come, insomma, punto cruciale della sanità americana. E hai ragione tu, sì, di sanità non si è parlato tanto, forse se ne era parlato molto di più nelle elezioni precedenti, a parte ovviamente nella campagna elettorale di Obama, come hai ricordato tu, ma anche nelle elezioni precedenti, perché ovviamente eravamo in pieno Covid e Infatti. quindi c'era il modo in cui Trump aveva inizialmente reagito alla pandemia aveva creato moltissimi malumori nell'elettorato.
Chiarissimo. Grazie allora Elisa Meazzini per essere stata con noi, per aver commentato, per averci portato un po' un pezzetto di Stati Uniti qui, qui a Trieste. Grazie e vieni presto a trovarci, magari sì, in collegamento con molto piacere. Anche, qui in presenza, ti aspettiamo. Grazie molte. Con molto piacere. Grazie Laura, grazie a tutti. Buonasera. Grazie, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Bentrovati, bentrovati con una nuova edizione meridiana del telegiornale di Tele4. Andiamo subito in collegamento dai cancelli della Fincantieri di Monfalcone, dove c'è il nostro Bernardo Gulotta, lì in occasione della visita del ministro dell'interno Piantedosi, appunto nella città dei cantieri. Visita però, da quello che abbiamo capito, a porte chiuse. Raccontaci tu, Bernardo. Sì, buongiorno Marco, buongiorno ai telespettatori. Una visita a porte chiuse, non, accesso, non c'è stata la possibilità di accesso alla stampa. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, con il management della Fincantieri, proprio all'interno dello stabilimento qui di Monfalcone. È la prima tappa del roadshow di Fincantieri assieme al governo per la visita nei cantieri e quindi negli stabilimenti del colosso della navalmeccanica, che partono oggi da Monfalcone ma poi seguiranno anche le altre tappe. Si è parlato di tre punti chiave in questo incontro. La prima riguarda la formazione dei dipendenti, la seconda la sicurezza sul mondo del lavoro, la terza l'innovazione tecnologica. Tre gambe, tre cardini attorno al quale ruota il futuro di questa azienda, ma che fondamentalmente ricalca anche quelle che sono le intenzioni del governo all'interno delle grandi attività economiche strategiche considerate proprio dal governo di Giorgia Meloni. Per quanto riguarda la formazione del personale, l'onorevole di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto, che è anche presidente della Commissione Lavoro alla Camera, ci ha parlato proprio di questa spinta nel cercare un mix di manodopera all'interno del cantiere, soprattutto quello di Monfalcone, che possa valorizzare la manodopera locale, che lui ovviamente l'ha messa in termini di manodopera italiana, con anche quella straniera. Come sappiamo, qui a Monfalcone è molto alta la componente straniera a Monfalcone. Dicevamo proprio delle altre informazioni, delle altre nozioni che sono passate in questo incontro. Riguardava la sicurezza sul mondo del lavoro, troppe le morti bianche a livello paese che sono state affrontate, anche dati alla mano, e poi l'innovazione tecnologica, perché attraverso i nuovi strumenti anche di intelligenza artificiale il gruppo intende sviluppare nuove proposte, nuovi modelli, nuovi concept per quanto riguarda la costruzione delle navi. In compagnia dell'assessore Scocimarro si è parlato anche dell'ambiente, cioè navi sempre più green, con l'elettrificazione delle banchine tanto di Monfalcone quanto quella di Trieste. Noi siamo in attesa di capire il tour all'interno del cantiere, la visita allo stabilimento, se ci permetterà poi di scambiare qualche parola proprio con i ministri in questione. E per il momento da Monfalcone è tutto, vi lascio con le immagini di Alessandro Carelli di quello che è il gazebo che ha ospitato l'evento. A te. Allora, grazie Bernardo. Naturalmente, se arriva qualcuno al tuo microfono, richiedici la linea, torneremo in diretta anche con te, con questo titolo che abbiamo visto qualche istante fa, relativo appunto alla visita del ministro Piantedosi in quel di Monfalcone. La cronaca, ci spostiamo a Opicina. Le urla disperate e la richiesta d'aiuto da parte di un'anziana hanno messo in allarme questa mattina i residenti di via Prosecco, appunto a Opicina. Una zona centrale vicino alla chiesa, un uomo di 55 anni, a quanto pare seguito dal servizio di igiene mentale, ha minacciato la madre all'interno del loro appartamento. Poi, all'arrivo delle volanti di polizia e dei vigili del fuoco, si è chiuso nella sua stanza minacciando gesti autolesionistici. I pompieri, coadiuvati dagli agenti, sono riusciti a entrare da una finestra dell'appartamento e a salvarlo. Una volta accalmato, l'uomo lo hanno affidato ai sanitari di un'ambulanza. Un fatto che segue
di circa un mese una situazione analoga. In quell'occasione il 55enne minacciò l'anziana madre con un coltello da cucina, facendo scattare sostanzialmente il medesimo dispositivo di sicurezza scattato questa mattina da parte dei forze dell'ordine, pompieri e polizia. Permane la situazione di degrado per l'accampamento di migranti in Porto Vecchio, proprio dietro al portale monumentale di Largo Santos. Questa mattina Tele 4 era sul posto a documentare la vicenda, anche dopo gli annunci del sindaco di piazza, che vuole risolvere interventi drastici la situazione. Peraltro la troupe di Tele 4, quando ha spento la telecamera, è stata seguita e minacciata da un figuro che pare provi a gestire l'area. Poi è intervenuta anche la polizia per capire di chi si tratti e cosa faccia sul posto. Sentiamo. Come vedete, la situazione migranti in Porto Vecchio è invariata. Qui dietro il portale monumentale del Porto Vecchio, a due passi dalla stazione, nel primo rifugio che trovano, sono organizzati la bella e meglio con cartoni, con coperte, con quello che c'è a disposizione per passare la notte e proteggersi dalle raffiche di bora. Il sindaco di piazza ha promesso un intervento urgente per risolvere la situazione anche negli ultimi giorni su Tele 4. Come vedete però qui una situazione chiaramente umanitariamente inaccettabile continua anche in una condizione di freddo che via via si farà sempre più intensa. Esattamente un istante dopo che la telecamera si abbassa e il collegamento in diretta nella trasmissione del mattino finisce, la nostra troupe viene avvicinata da un personaggio che minaccia giornalista e operatore video, comportandosi come una sorta di boss della zona, fotografandoci in faccia. Veniamo seguiti dal giovane sino all'auto di Tele 4, mentre il personaggio prosegue con le minacce, sempre con la mano sinistra in tasca, dove armeggia qualcosa di continuo. Decidiamo di allontanarci e di allertare la questura, che in brevissimo tempo interviene con due volanti per identificare il soggetto. Tutto questo mentre la nostra emittente documenta ancora una volta sul campo una situazione di degrado crescente, mettendo in luce in particolare il pericolo per la salute dei profughi in questa stagione che si avvia verso l'inverno. In questo momento, vedete, si stanno svegliando, stanno facendo in qualche modo colazione. C'è un'area già sottolineata dal collega Gianluca Paladin, adibita sostanzialmente a latrina qui di fronte, quindi anche dal punto di vista delle condizioni sanitarie la situazione è chiaramente seria, grave e merita un intervento quanto mai urgente e tempestivo. Opposizioni comunali e regionali all'attacco della giunta di piazza proprio sul caso migranti in Porto Vecchio. Questa mattina abbiamo sentito il consigliere regionale Moretuzzo di Patto per l'Autonomia, ma anche il PD ha diramato un comunicato proprio sul tema. Sentiamo il servizio di Laura Buccarella. Prima della visita di Papa Francesco e di Mattarella, del presidente Mattarella, a Trieste nei mesi scorsi ci fu lo sgombero del silos, dicendo no, bisogna in qualche modo nascondere questa vergogna per evitare di fare brutta figura davanti a tutto il paese e al mondo intero. Non mi sembra che quello sgombero abbia risolto i problemi. Sulla presenza continua di migranti nel Porto Vecchio dopo lo sgombero del silos, il consigliere regionale Massimo Moretuzzo del Patto per l'Autonomia punta il dito verso l'amministrazione, che non riesce a trovare soluzioni concrete al problema. Non è con la retorica, con gli slogan e con la propaganda che si affronta quel problema, e quindi le persone semplicemente si sono spostate da un luogo ad altri luoghi, al Porto Vecchio, oppure dormono in piazza sotto le coperte termiche. E credo che questo non sia rispettoso né della città e né dei diritti di quelle persone. Allora, quel problema va affrontato seriamente, trovando i luoghi, gli spazi per gestire un fenomeno che non si può
arrestare diversamente, insomma, no? Dello stesso tenore il commento della segretaria provinciale del Partito Democratico Maria Luisa Paglia, che ritiene inaccettabile e del tutto insufficiente l'annuncio di un nuovo sgombero da parte del sindaco di Piazza. Pur riconoscendo che i trasferimenti settimanali di richiedenti asilo abbiano portato qualche lieve miglioramento, scrive Paglia in una nota, la situazione resta drammatica. Rimangono 80-90 persone abbandonate a loro stesse per strada, senza accesso a ripari adeguati né ai servizi minimi. È gravissimo, rincara, che la giunta comunale non abbia dato seguito agli interventi promessi sull'ostello. La destra, che è andata al governo appunto promettendo di chiudere le frontiere, di fermare l'immigrazione, eppure a Trieste oggi ci sono ancora le persone che dormono a Portovecchio. Allora vuol dire che quegli slogan utilizzati in campagna elettorale lasciano il tempo che trovano, anzi fanno dei danni perché non permettono di affrontare seriamente la situazione. Allora, ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste, con Lionello Schillani, ispettore superiore. Buongiorno, ben trovato e quali novità? Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, innanzitutto direi che la mattinata è trascorsa tranquilla, interventi di routine, anche a livello di sinistrosità, nulla da segnalare. Per quanto riguarda il traffico, attualmente è scorrevole questa rete viaria. Per quanto riguarda i lavori, ricordo i lavori per la posizione della fibra nell'abitato di Prosecco. Non abbiamo avuto segnalazioni questa mattina dai nostri operatori che erano sul posto di particolari disagi. Ricordo che sono ancora presenti appunto questi lavori in zona Prosecco. Invece in città non abbiamo particolari zone da segnalare per lavori. Attualmente l'intervento è in atto, siamo in via Brigata Casale Alta Sant'Anna per del Pietrisco di Gaina in carreggiata, già presente la ditta con il nostro personale e a breve dovrebbe ultimare la pulizia e ripristinare la sicurezza della viabilità in quella zona. Per quanto riguarda il pomeriggio, solo un presidio in piazza Ortis, in zona pedonale, quindi non dovrebbe andare a intersecare la viabilità ordinaria. Per quanto riguarda invece il Teatro Rossetti, ricordo che oggi c'è una manifestazione di una prima abbastanza importante, con notevole afflusso di pubblico, quindi nel spettacolo previsto alle 21, quindi in serata nella zona dell'antistante teatro potrebbe si sedere lentamente. Inoltre ricordo che ci sono già in atto i divieti sulla via Streller e dopo questo pomeriggio verso le ore 18 circa verrà anche chiusa il viale 20 settembre da via Rossetti, creando appunto una zona pedonale antistante appunto il teatro, questo per chi appunto si reca al teatro o transita in zona. Altre cose particolari non ci sono, ricordo solo ancora che domani c'era un sciopero dei mezzi pubblici e quindi prevediamo un aumento del traffico in città appunto per un aumento dei mezzi privati, quindi fare attenzione, ci potrebbero essere dei rallentamenti per il volume di traffico previsto in città nella giornata di domani. Altre cose non ci sono, restituire la linea. Bene, proprio per il red carpet, diciamo così, della prima teatrale di questa sera a Rossetti, Tele4 sarà in diretta a partire dalle 20.05 sul posto per noi Laura Buccarella a fornire insomma tutto il pre della serata evento al Politerama Rossetti. Restiamo in tema invece di polizia locale perché è stato presentato al Comune di Trieste il report sull'attività del nucleo di polizia ambientale della polizia locale e dei quattro operatori delle cosiddette guardie ambientali. Sentiamo. Maltrattamento di animali, tutela del verde, gestione dei rifiuti, ma anche emissioni e odori che disturbano i cittadini. Sono questi i settori di cui si occupa il nucleo di polizia ambientale della locale di Trieste e le quattro guardie ambientali del comune. Un'azione sempre più crescente, delicata e spesso molto certosina e complessa, quella messa in campo da questi specialisti sul territorio. Due nuclei diversi che però seguono gli stessi temi, la tutela del verde, la tutela del nostro territorio e il benessere degli animali, con competenze diverse, con punti di vista diversi. Da una parte le guardie ambientali seguono questi argomenti stando attenti al rispetto dei regolamenti comunali e del verde pubblico e li seguono dal punto di vista amministrativo emettendo eventualmente delle sanzioni. D'altra parte invece il nucleo di polizia ambientale, un nucleo di polizia armata che segue queste tematiche anche eventualmente nei risvolti che queste tematiche possono avere dal punto di vista penale. Operiamo in campi i più vari e svariati, vanno da quel che possono essere i controlli del territorio per quel che riguarda i rumori derivanti da condizionatori, perché no frigoriferi, quindi apparecchi rumorosi,
per la parte pulizia ambientale, a quello che può essere il controllo dei giardini, perché non ovviamente il controllo del conferimento di rifiuti per entrambi i nuclei. Sul fronte del benessere animale, il report del nucleo di polizia ambientale parla di 219 interventi, di cui 181 di carattere amministrativo e 38 penali, con 2 sequestri e 94 sanzioni per mancata iscrizione all'anagrafe canina. 65 gli interventi sulla tutela del verde, di cui 7 penalmente rilevanti. Fra le 210 azioni per la tutela dei rifiuti si segnalano 10 confische di autocarri sottoposti a sequestro, poi ancora 107 interventi per emissioni odorose e disturbo della quiete pubblica. Le guardie ambientali invece hanno comminato 37 sanzioni per cani senza guinzaglio o mancata pulizia delle deiezioni e riscontrato 420 violazioni al conferimento dei rifiuti nei bottini sul territorio. Ci spostiamo a Muggia, progetto per il raddoppio della galleria e centro sportivo della Triestina a Montedoro. Nuovo attacco all'amministrazione Polidori da parte del consigliere comunale della lista Muggia, Maurizio Fogar, intervistato questa mattina dal nostro Federico De Rosso. Un comune è al servizio delle scelte che i cittadini stabiliscono sulla quotidianità della loro vita. Nuovo attacco del consigliere Fogar contro il comune di Muggia in merito al raddoppiamento della galleria cittadina. La cosa straordinaria è che il comune ha rifiutato sistematicamente di rendersi mallevatore e garante nei confronti degli eventuali danni che saranno, se si verificheranno purtroppo onerosi, delle abitazioni dei residenti. Dopo aver proposto una soluzione alternativa in Valle delle Noghere in merito al centro sportivo della Triestina, il consigliere Fogar rincara la dose. Perché se al Cosellag la vicepresidente è un componente del CDA che è incidentalmente vice segretario comunale a Muggia, mi dichiarano che è impossibile offrire alla Triestina un sito pianeggiante, infrastrutturato, pronto, permetterebbe alla Triestina e alla Regione di risparmiare più dei 2/3 dei soldi necessari a realizzarlo. Perché mi rispondono che lì si possono insediare solo aziende produttive. E allora, devo dire, hanno risposto così anche al presidente del Cosellag e allora del Porto, Zeno D'Agostino, e a Polidori, quando il 10 ottobre del 2023 su tutta la stampa, questa è la nota ANSA, hanno dichiarato che ospiteranno in Valle delle Noghere anche orti comuni gestiti da pensionati e da associazioni. Sono produttivi questi orti comuni? E parliamo ora di portualità. Ottobre da record allo scalo di Capodistria, sia per il settore container che per quanto riguarda l'automotive, quindi tutta la parte legata a auto, autocarri che vengono movimentati nei piazzali. Sentiamo. Doppio record mensile per il porto di Capodistria. Lo scalo sloveno ottobre ha toccato il picco sia per numero di TU nel settore container che per automezzi movimentati nei piazzali. La crescita in entrambi i segmenti strategici conferma il trend positivo dello scalo nonostante le crisi globali che si è trovato ad affrontare assieme agli altri porti dell'Adriatico. Il terminal container ha movimentato in ottobre 106.698 TU, superando il precedente record mensile di marzo 2023. Ottobre è stato un mese di grande successo anche per il car terminal, dove sono passati 90.548 veicoli, più 1,7 rispetto al record di novembre 2023. Luca Cooper, società di gestione dello scalo, fa sapere che si avvicinano numeri record anche per le rinfuse liquide, dove si sta registrando una crescita elevata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un aumento dovuto alla maggiore richiesta in tutti i settori di carburante per motori diesel e prodotti chimici. Positiva per Luca Cooper anche la stagione delle crociere, in questo caso nuovi record e l'arrivo nel mese di settembre della 1000ª nave passeggeri allo scalo sloveno. Proprio per supportare l'andamento positivo dei dati, fanno sapere dal porto di Capodistria, è stato lanciato un ampio ciclo di investimenti quinquennali finalizzato a espandere tutte le attività e realizzare impegni sostenibili nel quadro di progetti di transizione digitale e climatica. Ci fermiamo un istante per la pubblicità.
Bentrovati ancora in diretta su Tele4. Questa sera, vi ricordo, 21:10 torna l'appuntamento con Ring, in studio con Ferdinando Avarino, Michele Lobianco di Forza Italia, Mario Anzil di Fratelli d'Italia, Serena Pellegrino di Alleanza Verdi e Sinistra e Nicola Conficoni del PD. Alle 22:30 parleremo con Elisabetta Vezzosi, docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Trieste. Questo è il buon sondaggio della serata, proprio sulle elezioni americane. Ha vinto Trump, rischi economici per le nostre imprese? Sì, 0422 1626 691, no, 0422 1626 690, questi due numeri per votare sì o no al sondaggio sulla vittoria delle elezioni presidenziali statunitensi di Trump e sugli eventuali rischi economici a seguito di questo per le nostre imprese, per l'impresa del Friuli Venezia Giulia. Torniamo a collegarci con il nostro Bernardo Gulotta Monfalcone, che ha avvicinato il deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto, che ha partecipato alla visita del ministro dell'interno Piantedosi allo stabilimento ai cantieri di Fincantieri, con lui anche l'assessore regionale Scoccimaro. Sentiamo. Sì, Monica, siamo con Walter Rizzetto e con l'assessore regionale Fabio Scoccimaro. Importante questo incontro, onorevole Rizzetto, per le chiavi di sviluppo futuro della cantieristica, ma soprattutto del territorio. Ma sicuramente sì, innanzitutto grazie al ministro Piantedosi che ci ha onorato della sua presenza. Questa è una roadmap che per quanto riguarda Fincantieri non termina oggi ma inizia oggi. Abbiamo parlato e si è parlato di molti temi che personalmente a me interessano particolarmente, quali quelli del mercato del lavoro, quindi dell'occupazione, che sarà un'occupazione evidentemente che tenderà a premiare anche gli occupati di nazionalità italiana, sempre chiaramente accompagnati ad altre nazionalità, che anche grazie a progetti che il governo ha messo in piedi, leggasi il piano Mattei, evidentemente cercheranno di fare formazione in paesi esteri per portare qui fondamentalmente un'immigrazione legale, controllata e che possa allocarsi immediatamente in quello che è il nostro tessuto economico, in primis in questo caso è sul territorio Fincantieri. Abbiamo parlato di sicurezza per quanto riguarda il mercato del lavoro, è un tema che a me preme particolarmente come Presidente della Commissione del Lavoro. Colgo l'occasione per dire che è stata votata, e ne sono grato, la mia proposta di legge per quanto riguarda l'insegnamento della sicurezza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi al prossimo anno scolastico in tutte le scuole si insegneranno, diciamo, i rudimenti della sicurezza sui luoghi di lavoro. E poi abbiamo parlato di quello che fondamentalmente è un asset di importanza fondamentale per il nostro paese, che ci rende protagonisti a livello internazionale. Siamo, voglio dire, tra i primi 3 o 4 player al mondo nel settore della cantieristica, con progetti che per quanto riguarda Fincantieri vanno avanti in termini di commesse almeno sino al 2035, quindi c'è bisogno di fare molto. Ritengo che l'azienda sia molto aperta a soluzioni anche innovative, banalmente, ma non è banale, anche l'applicazione di sistemi tecnologici nuovi, digitalizzazione, sviluppo dell'intelligenza artificiale sotto questo e molti altri punti di vista, che inevitabilmente andranno ad aumentare la produttività di queste aziende, facendoci restare, facendoci scalare, lo rinnovo, posizioni a livello mondiale in termini di cantieristica, e voglio dire, noi ritengo siamo tra i più bravi al mondo. Anche perché innovazione vuol dire competitività, e nel mondo di oggi abbiamo visto come quando sposti un asset importante come la navalmeccanica, la cantieristica dall'Italia, poi vai a perdere quote di mercato. Beh sì, competitività indubbiamente, però se dobbiamo parlare di competitività, e qui ce n'è e ce n'è in modo importante, dobbiamo parlare inevitabilmente di investimenti. Questa è un'azienda che investe indubbiamente, e quindi rispetto anche a un indotto locale, ma voglio dire nazionale ed internazionale, che questa azienda può sviluppare, il livello di investimenti qui è molto alto, e quindi voglio dire la politica è giusto che sia qui oggi proprio per cercare di seguire centimetro su centimetro quello che è l'evoluzione di questa grande azienda. C'è discontinuità? Si prevede discontinuità per quanto riguarda l'utilizzo di manodopera qui a Fincantieri, anche per quanto riguarda, diciamo, la provenienza di lavoratori? C'è stata qualche promessa dal ministro a questo punto di vista? Dal ministro, da Fincantieri? Promesse, io penso che chi lavora in questo ambito in questo momento o sempre possa fare poche promesse sotto questo punto di vista, ma invece si vuole far vedere quello che fa
quotidianamente, fa tutti i mesi, e rispetto anche a quello che lo rinnovo è un bilancio importante di una società altrettanto importante, è un giusto mix fra quello che lei mi chiede, nel senso che sicuramente ci sarà una valorizzazione rispetto a quello che è il lavoro dei nostri concittadini, ma con un giusto mix, quanto accennavo prima, non a caso l'ho fatto, ovvero cercare di attrarre anche chiaramente lavoratori mediamente formati, più che sufficientemente formati, che possano immediatamente, lo rinnovo, inserirsi nel nostro tessuto. Oggi abbiamo avuto voglio dire, delle esperienze e degli esempi che sono assolutamente tangibili rispetto a tutto questo. Si sono inseriti in questi mesi, voglio dire, dei lavoratori che si sono formati e che dall'estero sono arrivati nel nostro paese e oggi lavorano felici. Però è altrettanto chiaro che lo sviluppo di tutta una serie di asset, diciamo, italiani, penso che questo sia nelle corde sia della politica sia delle aziende. Bene, allora rientriamo, grazie a Bernardo Gulotta, Alessandro Carelli da Monfalcone, grazie a Gianluca Valenti in regia. È tutto per quanto riguarda questa edizione meridiana. Il punto su Monfalcone e sulle altre notizie del giorno stasera alle 19.30, mentre alle 21.10 c'è l'appuntamento con Ring, il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Restate con noi.